consueto appuntamento con lo Zavenni, il mercatino di Campagna Amica col Diretti. Siamo con Daniele, che è responsabile un po' di, diciamo, di tutta questa organizzazione per quanto riguarda lo Zavenni. Allora, lo Zavenni si fa in quattro. Adesso stiamo andando verso Natale, quindi diciamo che la puntata odierna è quella di dare un po' i vari appuntamenti che ci saranno nelle prossime settimane, ma soprattutto di invitare chi ci segue a fare un regalo quest'anno con gusto, chilometri zero, fatto da produttori targati col Diretti, quindi che è già una garanzia. Andiamo per ordine. Allora, cosa avete fatto di speciale che andrà avanti anche nel tempo, ma che sarà imminente come inaugurazione? Sì, assolutamente, stiamo prevedendo un grande momento di inaugurazione per quanto riguarda il mercato coperto cittadino di Aosta, che da tanti anni ormai era, diciamo, un po' lasciato a se stesso. Quindi grazie ad un accordo con il comune di Aosta, la metà del mercato coperto viene data in gestione a Coldiretti, e quindi abbiamo effettuato un importante restyling, diciamo così, degli interni, e questi interni ospiteranno le aziende di Campagna Amica, che quindi non solo potrete trovare qui sotto i portici del comune di Aosta per quanto riguarda tutto il periodo natalizio, quindi nelle date del 4 dicembre, dell'8 dicembre, dell'11 dicembre e del 18 dicembre, ma a partire da venerdì 18 novembre troverete sempre le aziende Campagna Amica con i loro prodotti a chilometro zero nel mercato coperto di Aosta. L'apertura sarà ovviamente secondo i giorni di mercato di Aosta. Assolutamente, ecco, noi abbiamo deciso di fare l'inaugurazione nella giornata di venerdì per poi ospitare e promuovere l'apertura vera e propria del giorno successivo, cioè il sabato, in concomitanza con il mercato anche esterno dell'area di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Chiaramente il mercato per quanto riguarda Campagna Amica sarà ogni martedì e ogni sabato dalle ore 7 alle ore 13. Daniele, una cosa molto importante da sottolineare è la presenza di un banco, diciamo così, per la corta fime, per cosa? Sì, oggi in tutti i mercati di Campagna Amica di tutta Italia, e quindi anche nel nostro sotto i portici di Piazza Chanù, c'è la petizione per dire di no al cibo sintetico, che è una problematica che ci sta particolarmente a cuore, e vogliamo che tutta la popolazione sia informata perché ormai le grandi multinazionali stanno predisponendo tutta una serie di cibi che vengono realizzati in maniera sintetica all'interno di bioreattori. Questo progetto intende sostituire il cibo genuino dei nostri produttori agricoli con del cibo sintetico. Bene, grazie Daniele. A questo punto andiamo a conoscere qualcuno dei produttori di Coldiretti Campagna Amica per avere qualche idea regalo di Natale, qualche idea golosa da non perdere. Il Frutteto è una nota azienda agricola valdostana, e con noi abbiamo la titolare Sabrina. E adesso dacci qualche idea regalo per regalare, diciamo, cose di buon gusto. Beh, noi principalmente come idea regalo creiamo delle scatole molto particolari, perché le creiamo noi, proprio il senso della parola, e dentro uno ci mette le nostre confetture, che possono variare dalla mela al cioccolato, alla cannella, un po' particolare con il shambave muscat. E poi queste scatole vengono riutilizzate in porta tè, porta tisane, porta gioie, porta penne, cioè hanno un ulteriore utilizzo. Se no, abbiamo anche dei cesti dove uno può realizzare cose un po' più particolari. Ci può mettere il succo, l'aceto di mele, le mele secche, del vino, e uno li può anche o trovarli già confezionati oppure ordinandoceli noi li realizziamo a piacimento. Quindi in questo periodo anche chi è interessato può trovarvi nei vari appuntamenti che abbiamo detto, che adesso ripeteremo ancora, per quanto riguarda lo Zavenni e Campagna Amica. Invece per quanto riguarda il mercato coperto, sarete presenti? Allora, noi saremo presenti al mercato coperto il martedì e il sabato, e con tutti i nostri prodotti, quindi anche lì potete trovare le nostre scatole o i nostri cestini.
Infine ci sono tutti questi appuntamenti, ma c'è anche un punto fisso, il vostro punto vendita in Col di Fenis. Sì, noi a Fenice abbiamo il nostro punto vendita sotto al castello, la boutique Gourmand, e dove anche lì potete trovare i cesti, ma oltre ai nostri prodotti c'è una varietà di altre aziende locali valdostane, sempre scelte da noi. Azienda agricola da Emi di Vassa Valancia. Allora Emi, suggeriscici qualcosa per regalare a Natale. Allora, a Natale prodotti locali, perché sono sempre dei regali graditi. Noi proponiamo come nostra azienda un tris di bottiglie, o può essere anche solo una bottiglia. Abbiamo delle confezioni un po' sfiziose, un po' da una parte naturali, perché comunque cartone, però che già stupiscono o colgono un po' incuriosiscono. Oltre alle bottiglie possiamo mettere insieme sia i nostri biscotti, biscotto meringa al GNP, biscotto al GNP o anche il biscotto salato al cumino dei prati, oppure il cioccolato, a seconda di a chi può essere indirizzato il regalo. Tutti i prodotti fatti esclusivamente da Emi. Sì, i nostri prodotti sono fatti con le erbe che noi coltiviamo. No, la lavorazione non la facciamo in azienda, ci affidiamo a professionisti, a un liquorificio, a un artigiano del dolce, quindi a Andrea Zambelli di Vassa Valancia che ci fa i biscotti, e un cioccolataio. Eventuali prenotazioni e ritiro di questi pacchetti regalo, come facciamo? Allora, ci trovate il martedì e il sabato al mercato coperto di Aosta, oppure in azienda a Vassa Valancia. Eccoci da Cera una volta, già il nome comunque suscita, diciamo, interesse con Wanda. Allora Wanda, in questo cesto di Natale cosa ci mettiamo? Ah beh, sicuramente tanti biscotti, io direi, altro non possiamo scegliere. No, in realtà quest'anno vi regaliamo anche una chicca nuova. Nei cesti di Natale abbiamo la possibilità di metterci anche tre confetture che abbiamo fatto con la nostra frutta, quindi ciliegia, rabarbaro e prugne, che saranno le new entry nei cesti di Natale per fare i cadeau. Ascolta, io mi è arrivato così una soffiata, so che i biscotti che preparate con il latte per Babbo Natale li hai fatti tu. Certamente. I biscotti preparati. Ah, io gli ho fatto quelli con la cannella, classici, classici, perché poi lui sai com'è, uno tradizionalista, è anni. Senti, facciamo una panoramica dei prodotti che hai da mettere nel cesto. Beh, come sempre tutti i nostri biscotti, cioè sia la linea senza glutine e senza lattosio, così per riuscire a accontentare e rendere felici un po' tutti, quindi c'è anche quello senza zucchero, così abbiamo fatto del nostro meglio per far felici tutti anche a Natale. E poi la linea classica, i nostri torcetti con la birra, piuttosto che segale, castagne e zucca, sempre un po' di sapori particolari, degli abbinamenti un po' innovativi, però utilizzando la materia prima classica che offre la Val d'Aosta. A questo punto, chi vorrebbe eventualmente prenotare dei cesti natalizi, dove, come, quando? Oh beh, allora sicuramente sul nostro sito ci sono tutti i contatti, poi ci trovano nel mercato dell'Ozzaven, Campagna Amica, sotto i portici, nelle date di dicembre, nelle domeniche di dicembre e nell'8, se no ci potete trovare nei migliori negozi della Valle d'Aosta, o altrimenti mi contattate direttamente, in qualche modo facciamo tutto.